Siamo a Palazzo Graneri della Roccia, presso la Fondazione Circolo dei Lettori, e con me Giovanna Pentenero, assessore del Comune di Torino, assessore al lavoro, alla formazione, alle attività produttive e ancora a tanto altro. Grazie di questa presenza, assessore Pentenero. Grazie a Vorrei voi. subito con lei parlare di un tema che sta a cuore un pochino a tutti gli italiani, il tema dell'occupazione del lavoro. Pochi giorni fa l'ANPAL, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, ha reso pubblici i dati dei primi 3 mesi di sperimentazione della misura GOL. Ecco, qual è il bilancio nella città di Torino? Beh, diciamo che anche la città di Torino segue un po' il trend nazionale, cioè dati per i quali non si è raggiunto l'obiettivo, che era quello di intercettare il 30% della popolazione i cui target sono quelli previsti da GOL, e si fa fatica a intercettare le persone che possano aderire ai progetti previsti dalla misura GOL. Questo credo sia determinato innanzitutto dal fatto che il percorso non è andato in parallelo, ovvero GOL è partito, ma la rideterminazione dei centri per l'impiego all'interno di una città, anche come Torino, soprattutto come Torino, è un po' a rilento e quindi non abbiamo la rete dei servizi che sia in grado di intercettare le persone. Ci troviamo di fronte a un fenomeno che oserei dire va letto con attenzione ed è nuovo, nel senso che abbiamo imprese che cercano risorse umane, cercano persone, quindi mi piace usare il termine risorsa umana, e non riescono a trovare le competenze, non riescono a trovare le figure professionali di cui hanno bisogno all'interno del proprio sistema produttivo. E parallelamente strumenti come GOL che possono accompagnare sia chi è in cerca di un lavoro, sia chi è uscito dal mercato del lavoro e può e deve e vuole rientrare all'interno del mercato del lavoro, questa fase di mismatching è una fase che oggi è disallineata. E quindi i dati di GOL hanno bisogno di un maggiore rafforzamento delle azioni all'interno dei territori per poter andare a intercettare persone, coinvolgere all'interno dei progetti, magari con qualche misura di accompagnamento. Penso a qualche strumento che possa permettere magari a loro di continuare altre attività che nel frattempo hanno intrapreso e nello stesso tempo possano come dire, aderire alle politiche attive previste da GOL. Va detto che sicuramente il reddito di cittadinanza deve essere rivisto nella sua articolazione perché deve favorire quella misura di accompagnamento e non essere un deterrente per non partecipare a politiche che in qualche modo Dovrebbero consentono mirare mirare all'occupazione. di più Infatti, il reddito di all'occupazione. cittadinanza, nel processo, in questi dati che sono stati resi pubblici da ANPAL, forse ha rallentato un pochino tutto questo processo, perché le competenze sono veramente competenze molto basse, la gente è anche poco incline ad accettare quelle che sono le opportunità. Lei ha parlato prima di un disallineamento che c'è tra la domanda e l'offerta di lavoro. Ci sono imprese, imprenditori che offrono opportunità di lavoro, ma non ci sono le competenze per poter arrivare. Grandi accuse ci sono state anche nei confronti dei centri per l'impiego, perché i centri per l'impiego pare che non dialoghino veramente e bene con i cittadini e soprattutto con le istituzioni private, penso alle agenzie per il lavoro. Secondo lei quanto può essere importante una sinergia forte tra pubblico e privato? Io ritengo che sia fondamentale, se non si rafforza l'attività tra i centri per l'impiego pubblici e le agenzie per il lavoro private, quello che dicevo prima, cioè l'andare a intercettare persone, uomini e donne che possano rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, se non si rafforza questa linea diventa davvero difficile, anche a fronte di riduzione dei numeri delle persone. Una regione come la nostra, un territorio come il nostro, deve fare i conti con una popolazione che è sempre più anziana e di questo elemento oggi si inizia a sentire un po' l'elemento che ne determina un'ulteriore sofferenza. Quindi abbiamo bisogno di un allineamento da più fronti nella riorganizzazione dei centri per l'impiego, nel far partire le politiche attive in modo più sinergico con gli enti territoriali. La città di Torino è impegnata appunto nella riorganizzazione dei servizi per il lavoro, includendo pubblico e privato. La competenza di un comune, anche di una realtà importante come Torino, è quella del mettere a disposizione, ad esempio, gli edifici per poter far sì che questi siano gli uffici dei centri per l'impiego, per far sì che questi siano presenti in una realtà come la nostra, che ha una parte
centrale a delle zone periferiche che sono in una situazione di sofferenza sui temi del lavoro e sui temi della formazione, ma che il cui primo passaggio è l'intercettare le persone e quindi anche tutto il terzo settore che da Chiaro. Questo punto di vista può contribuire nell'intercettare uomini e donne oggi è assolutamente prezioso e siamo in un ambito destrutturato, cioè che non passa attraverso dinamiche di accreditamento, dinamiche di percorsi standardizzati, ma passa attraverso percorsi flessibili e passa appunto attraverso quella che è la vocazione del terzo settore, di cui oggi ne abbiamo un fondamentale bisogno e deve stare dentro quel processo che dicevo prima di ricostruzione di una rete di servizi e di opportunità che ci permettono di intercettare le persone, accompagnarle all'interno del mondo del lavoro, perché la ridefinizione del proprio percorso di vita lavorativo è fondamentale per i tanti progetti di vita che oggi sono in difficoltà in una realtà come la nostra o che guardano al futuro con speranza, con attenzione per un futuro che possa essere insomma un po' più positivo rispetto ad oggi. Non è tanto un tema di tempo determinato, di lavoro stabile, un lavoro che come dire si fa per tutta la vita. I giovani soprattutto e ormai si è abituati ad un altro approccio. Hanno capito che esiste un approccio diverso. Quello che oggi però bisogna fare una grande riflessione, soprattutto le organizzazioni sindacali, i corpi intermedi, occorre che facciano una grande riflessione intorno alla natura dei contratti, al valore dei contratti, perché noi possiamo pensare che i giovani dimostrino quella dinamicità e quella flessibilità nel passare da una competenza all'altra, che è una ricchezza, che è un patrimonio, ma dobbiamo pensare anche a dei contratti che permettano di definire un percorso, un progetto di vita forte, strutturato. Se non c'è il riconoscimento di carattere economico, il valore sociale di un contratto viene meno e quindi abbiamo bisogno che si rifletta molto su questo tema. Assessore Pientarello, in questo importante percorso che lei ha delineato, che ruolo può o meglio dovrebbe, anzi deve avere l'orientamento e la formazione? L'orientamento è sicuramente uno strumento importante, che anche qui deve trovare una dinamica molto centrata sul saper fare e sul saper essere, quindi nel ricercare quegli elementi che nelle singole persone spesso sono come dire nascosti, sono quelle caratteristiche delle persone che spesso sono nascosti o sono come dire un po' soppiti. E quindi l'orientamento deve avere questa funzione, un orientamento che non si esaurisce con magari un paio di incontri, ma anche qui è un po' una presa in carico delle persone. Una valutazione, sorta di tutoraggio, di mentoring. Una sorta di tutoraggio che passa attraverso l'orientamento e che poi passa attraverso l'inserimento, attraverso processi formativi. Torino, devo dire, è una realtà molto ricca di esperienze di questa natura che stanno in un ambito di sperimentazione pur cercando una collocazione all'interno di quelli che sono i percorsi standardizzati che vengono proposti dalla Regione. Grazie Assessore Pientarello. Grazie a voi.